In questa presentazione parliamo del distacco posteriore di vitreo, delle rotture retiniche e della degenerazione retiniche apalizzata. Perché questa presentazione è importante per noi specializzandi? Beh, perché fino a qualche anno fa c'era la tendenza a trattare un ampio spettro di degenerazioni retiniche periferiche. Oggi sappiamo che solo alcune di queste hanno veramente un rischio regmatogeno, per cui noi dobbiamo essere in grado di identificare, etichettare, dare un nome, diagnosticare queste lesioni, trattarle se necessario ed eseguire un follow-up adeguato, sia che l'abbiamo trattata o meno quella lesione. Quindi gli obiettivi di questa presentazione sono di dotarci della più recente letteratura, al fine di rispondere alle seguenti domande. Quella che abbiamo di fronte è una lesione regmatogena? E se sì, darle un nome. Va trattata? E se sì, entro quando? Come gestire il follow-up? Ho diviso questa presentazione in due sezioni. La prima parte, che pragmaticamente si porta subito a quelli che sono i concetti chiave del paper che andremo ad analizzare e quindi va a studiare quelle che sono le indicazioni al trattamento o meno e al follow-up delle lesioni. E la seconda parte invece è un po' più discorsiva che riguarda invece lo studio di tutto quello che è lo spettro delle lesioni retiniche periferiche, grazie anche all'OCT della retina periferica. È un argomento di cui magari non si sente spesso parlare. Cominciamo con la prima parte. La presentazione verte su questo paper, denominato Posterior Vitreous Detachment, Retinal Breaks and Lattice Degeneration. Fa parte di una serie di paper chiamati Preferred Practice Pattern ed è stato redatto da un panel di esperti nel 2019. Il tutto in partnership con il Cochrane Eyes and Vision US Satellite, che è un ente americano con l'intento di raccogliere una massa critica di letteratura atta a generare raccomandazioni cliniche. Questo materiale è poi stato inviato per essere revisionato ad enti esterni e una volta di ritorno è stato generato questo documento. Come è stato gestito il rating di ogni singolo studio preso in considerazione? Beh, con questo sistema denominato SINE, Scottish Intercollegiate Guideline Network, che va da una votazione di 1 più più a una votazione di 3, dove 1 più più definisce gli studi di più alta qualità, come meta-analisi, systematic review di trial clinici randomizzati, fino al grado 3, dove abbiamo case report e case series. Successivamente, il corpo di evidenza in toto è stato votato e graduato nella sua qualità tramite questo sistema chiamato GRADE, dove viene generato una votazione che può essere considerata di buona qualità, moderata qualità o insufficiente qualità, e da cui vengono derivate le raccomandazioni cliniche da seguire, quindi possiamo avere delle raccomandazioni cliniche forti o discrezionali. Questa è la prima tabella di qui sopra che rappresenta la chiave di lettura di tutto lo studio. La prima caratteristica che balza all'occhio è la suddivisione in una parte alta e una parte bassa della tabella. Suddivisione che sostanzialmente segue il sintomo, ossia c'è evidenza che se quella lesione è sintomatica, allora più probabilmente dovrà essere trattata.
Nell'ambito delle lesioni, sicuramente è da trattare rapidamente, il più presto possibile, una rottura a ferro di cavallo sintomatica acuta, così come una dialisi sintomatica acuta. Può non essere necessario trattare un foro percolato sintomatico acuto, perché in questi casi la trazione potrebbe essersi rilasciata proprio con la creazione dell'opercolo retinico. Di solito si raccomanda di trattare le rotture retiniche traumatiche e anche le rotture a ferro di cavallo asintomatiche, a meno che ci siano segni di cronicità. Tutto ciò che invece è asintomatico, rotture opercolate, fori circolari atrofici, palizzate con o senza fori, non vanno trattate. Seconda tabella che riguarda invece il follow-up. Il follow-up di un distacco posteriore di vitreo sintomatico senza rotture retiniche impone una visita oculistica entro 2 mesi. Prima, invece, se il distacco posteriore di vitreo sintomatico senza rotture ha però dei fattori di rischio per le medesime, ossia sostanzialmente un'emorragia retinica o vitreale. In questo caso il paziente va rivisto a 1 a 2 settimane. Sempre a 1 a 2 settimane anche le rotture a ferro di cavallo sintomatiche acute, le dialisi sintomatiche acute, le rotture retiniche traumatiche, ma anche le dialisi asintomatiche. Insomma, tutte lesioni ad alto rischio di progredire verso un distacco di retina. Con meno solerzia abbiamo i fori opercolati sintomatici acuti e le rotture a ferro di cavallo asintomatiche, che comunque richiedono una certa attenzione da parte dell'oculista nel tener seguito il paziente. Possiamo stare più tranquilli con i fori opercolati asintomatici e possiamo stare molto tranquilli, tanto da suggerire una visita oculistica annuale ai pazienti che hanno fori circolari atrofici asintomatici, degenerazioni a palizzata con o senza fori. Detto questo, passiamo alla seconda parte. La seconda parte vorrebbe portare a parlare di quello che è il background, cioè le lesioni retiniche periferiche, cosa sono, come si distinguono, hanno un fattore di rischio, quali sono quelle che hanno un fattore di rischio per rottura e distacco di retina, c'è un'adesione vitreoretinica o una trazione, qual è la morfologia di queste lesioni anche sulla base dell'OCT della retina periferica. Bene, esistono diverse classificazioni delle degenerazioni retiniche periferiche. La più seguita è quella che le classifica sulla base dell'anatomia, cioè di dove si colloca all'interno dei tessuti la lesione. Quindi abbiamo degenerazioni intraretiniche, degenerazioni vitreoretiniche e degenerazioni corioretiniche. Partiamo con le degenerazioni intraretiniche. La prima è la retinoschisi senile o degenerativa, o altresì nota come acquisita. Si tratta di uno splitting della retina neurosensoriale, che di solito si sviluppa come progressione di degenerazione cistoide periferica,
nell'ambito dell'outer plexiform layer o dell'inner nuclear layer. In questo contesto, le cellule del Müller vanno incontro prima ad una verticalizzazione fino ad una rottura. Si stima che affligga fino al 7% della popolazione generale, soprattutto nei pazienti over 40, soprattutto nei pazienti ipermetropi, può essere bilaterale, asintomatica, inferotemporale, solitamente. Può associarsi a distacco di retina, ma ne è la causa primaria in non più del 2,5% dei casi. Non è caratterizzata da frazioni vitreoretiniche. In questa slide possiamo apprezzare un fundus con retinoschisi senile e sull'OCT cross-sectional fatto sulla lesione della retina periferica, possiamo vedere una retinoschisi con una rottura retinica dei foglietti esterni. Caratteristica che può portare a distacco di retina, può progredire. Quindi in questo caso si può pensare di trattare la lesione. Altra degenerazione, il white without pressure. È un fenomeno ottico che si caratterizza per una modificazione del colore del fondo da arancio rossastro a bianco traslucido, dovuto non a uno stimolo meccanico, perché altrimenti si chiamerebbe white with pressure. È una degenerazione retinica che di solito si manifesta nella retina post-equatoriale, fino all'ora serrata, può essere focale o essere diffusa a un intero segmento. Si può arrivare a trovarla fino al 30% di occhi normali, di solito bilaterale, ed è tipica del miope, non viene ritrovata nell'ipermetrope, nei bulbi corti. All'OCT della degenerazione retinica periferica si ritrova quanto segue, ossia una iperriflettività della zona ellissoide. Ecco qua. Esiste poi un'altra degenerazione denominata dark without pressure, che può essere un po' considerata come la controparte del white without pressure. Spesso si manifesta nell'ambito del white without pressure e all'OCT ritroviamo una iporeflettività della zona ellissoide. Degenerazione microcistoide o microcistica. Si caratterizza per avere multiple cavità microcistiche che possono essere ritrovate in tutti i quadranti, ma più frequentemente nella parte temporale. Può precedere l'insorgenza di una retinoschisi degenerativa e ne esistono due tipi, una forma tipica e una forma reticolare. La forma tipica, che di solito evolve in una retinoschisi senile shallow o piatta, e quella reticolare invece, che di solito evolve in una retinoschisi bollosa. È una lesione benigna, è una degenerazione benigna, non manifesta trazione vitreoretinica. Questo è come appare, come si manifesta al fondo e all'OCT. Degenerazione snowflake, anche detta abrina. Come dice il nome stesso, la lesione appare al fondo come delle piccole lesioni simili a fiocchi di neve. Di solito è superotemporale, nel quadrante superotemporale, e si associa o si può associare a trazione vitreoretinica. Quindi può portare a trazione
rotture a flap o a rotture circolari. All'OCT della retina periferica appare come queste piccole iperreflettività retiniche interne. Abbiamo poi le perle o le cisti dell'ora serrata o della pars plana. Questa lesione, questa degenerazione ha diversi nomi. Sono condizioni congenite rare. Di solito sono singole, isolate, ma possono anche essere multiple bilaterali. Nelle fasi precoci della vita hanno un aspetto brunastro perché l'EPR le ricopre, mentre negli stadi avanzati queste EPR va incontro ad atrofia, assottigliamento, per cui diventano biancastre. Sono benigne e appaiono così al fondo e con questa cavità all'OCT. Abbiamo poi delle degenerazioni corio-retiniche. Prima fra tutte la pavimentosa o paving stone degeneration. È caratterizzata da modificazioni atrofiche degli strati retinici esterni e dell'EPR. Non colpisce per definizione il vitreo. E col progredire dell'età le lesioni tendono a coalescenza, non ci sono trazioni. Questo è come appare al fondo e questo è come appare all'OCT. CHRPE, ipertrofia congenita dell'EPR. Si suddivide in unifocale, multifocale o Bertrux e in atipica. Di solito l'unifocale si presenta con un alone ipopigmentato e può contenere delle lesioni al proprio interno ipopigmentate chiamate lacune. Quelle multifocali invece di solito mancano di questo alone e delle lacune. Infine, le atipiche possono essere cosiddette pisciformi, cioè a forma di pesce. Soprattutto queste ultime si associano o possono associarsi a poliposi adenomatosa familiare del colone del retto. Questa è una CHRP unifocale e vediamo l'ipertrofia dell'EPR con il backscattering all'OCT. Abbiamo poi una degenerazione a favo d'api o reticolare, tipica dell'anziano, benigna, si caratterizza per questi clump di pigmento. Veniamo alle degenerazioni vitreoretiniche. Prime fra tutti il retinal tuft. Sono piccole aree di degenerazione retinica in cui la retina è adesa al vitreo. Spesso vi è trazione vitreoretinica, quindi queste sono lesioni a rischio. Si dividono in non cistiche sotto lo 0,1 mm di dimensioni, cistiche sopra di 0,1 mm di dimensione e in tuft trazionali zonulari, dove la zonula ha un displacement posteriore, quindi sulla retina periferica, e può creare trazione. Questo è un esempio di tuft cistico, dove il pallino cavo dimostra l'inizio di un sollevamento retinico. La degenerazione snail track o a bava di lumaca appare al fondo esattamente come dice il nome. Può ritrovarsi fino al 10% della popolazione, di solito nei miopi. E così come la degenerazione appalizzata ha tre caratteristiche: l'assottigliamento retinico, la liquefazione del vitreo, la sineresi, esattamente sopra la lesione, chiamata lacuna, e la presenza di trazione ai margini della lesione.
Quando si associa a rottura retinica, solitamente appare nel quadrante inferotemporale. Alcuni esperti la definiscono una lesione che precorre la degenerazione appalizzata. Si può complicare con fori retinici, meno frequentemente con lesioni con rotture a lembo. Qui vediamo come appare e vediamo l'inizio di rottura retinica con la trazione. Veniamo alla degenerazione appalizzata, che è per antonomasia la lesione fattore di rischio per rottura retinica e distacco di retina. Ha le caratteristiche di qui sopra, di cui abbiamo appena parlato per quanto riguarda la degenerazione Snail Track. Si trova nel 6-8% degli occhi della popolazione generale, può essere bilaterale fino alla metà o un terzo dei pazienti, ma la frequenza in pazienti con distacco di retina arriva fino al 35%. Esistono una forma tipica e una forma atipica. La forma tipica, la più frequente, che si allunga in modo parallelo rispetto all'ora serrata, mentre la forma atipica, solitamente a distribuzione perivascolare, viene definita radiale rispetto all'ora serrata ed è quella più con un maggior rischio di rottura retinica. Se accade o si manifesta un DPV acuto in un paziente con degenerazione appalizzata, abbiamo un rischio di rottura a lembo fino al 2% e di rottura opercolata fino al 24% dei casi. Può manifestarsi in vari modi, può essere più o meno pigmentata, può avere questi vasi sclerosati, sovrastanti. Questa immagine vediamo una degenerazione appalizzata con una rottura retinica a lembo. Questo è l'OCT cross-sectional con la rottura a lembo e la trazione sul lembo. Ma perché la degenerazione appalizzata è così importante? Beh, perché per un distacco di retina sono necessari regmatogeno, sono necessari tre elementi: la trazione vitreoretinica, la rottura retinica, che viene appunto mantenuta pervia dalla trazione, e la sinchisi vitreale. Tutte caratteristiche associate per definizione alla degenerazione appalizzata, che si estrinseca poi come fisiopatologia a seguito di un DPV. Quindi, sicuramente la degenerazione appalizzata tra i fattori di rischio di distacco di retina regmatogeno. Tornando al background, due cenni per quanto riguarda il DPV, che può essere completo o parziale, partendo dal presupposto che non c'è mo modalità preventiva per l'insorgenza del DPV. Il DPV si manifesta di solito tra i 45 e i 65 anni, di solito un po' prima nell'uomo che nella donna. Si manifesta prima in casi di trauma, miopia o chirurgia oculare. La miopia non modifica il bulbo nella sua anatomia retinica, per cui non riduce il rischio di DPV. E il DPV può essere asintomatico. Solitamente però si manifesta in modo acuto con dei sintomi, per cui il paziente deve essere istruito a recarsi dall'oculista nel caso della modificazione, accentuazione di questi sintomi, che sono di solito fotopsie, miodesopsie, ma attenzione al tipo di miodesopsie, perché queste possono essere riferiti o a emazie a seguito di avulsione di vasi retinici o a
a condensazione la sinesi vitreale o alla presenza dell'anello di Weiss, tessuto gliale epipapillare, o a cellule dell'EPR. La presenza di cellule dell'EPR e di emazie aumenta la verosimiglianza che vi sia una rottura retinica e fino al 22% dei pazienti con DPV con sintomi da DPV acuto hanno una rottura retinica. E quelli che non hanno una rottura retinica la manifestano successivamente nel 2-5% dei casi. Quindi il fatto che vi sia un DPV acuto sintomatico deve sicuramente destare sospetto nell'oculista. Come viene descritto nel paper, ci sono diversi stadi di DPV prima di arrivare alla sua forma completa. Abbiamo quattro stadi, il primo perifoveale, il secondo maculare, più o meno esteso, con adesione solo posteriormente alla papilla, e infine DPV completo, che si anteriorizza molto rapidamente con l'anello di Weiss. L'OCT ci può essere utile nella stadiazione e quindi anche nella stratificazione del rischio di DPV anomalo. Cosa accade nei casi di DPV al polo posteriore? Beh, possiamo avere una trazione vitreomaculare, possiamo avere un foro tutto spessore o lamellare. Cosa accade invece alla retina periferica? Beh, quando si arriva allo stadio 4, come viene descritto nel paper, abbiamo una rapida progressione, anteriorizzazione del DPV, ed è lì che, se vi sono delle aderenze tra corticale del vitreo e retina o vasi, ci può essere l'insorgenza di rotture o sanguinamento. Segni d'allarme, come già accennato, cellule pigmentate o emazie o nuovi sintomi devono far portare il paziente dall'oculista prima del follow-up prestabilito, perché l'80% dei pazienti che alla prima visita oculistica non hanno rotture, ma le sviluppano successivamente, avevano alla prima visita o cellule pigmentate o emazie nel vitreo. Due terzi dei pazienti che si sono presentati con emovitreo sono stati diagnosticati con almeno una rottura. Questo è quanto si evince dalla letteratura. Nel paper viene anche descritto quello che è il care process, cioè come gestire dal punto di vista del medical care il paziente, di rilevanza che magari non viene così spontaneamente fatto sempre, sono il campo visivo di confronto con l'operatore e la depressione sclerale quando esploriamo il fundus. Ecco un segno del tabacco d'asto, Schaefer sign, dove vediamo le cellule pigmentate nel vitreo anteriore. La diagnosi. Allora, non ci sono dei sintomi che possono distinguere tra un DPV con o senza rottura. Questo è quello che si evince.
dal paper. L'OCT ci può essere utile per valutare e studiare il DPV se vi sono opacità dei mezzi. Il B-scan sicuramente ci viene in aiuto, anche se c'è una sensibilità molto variabile, è operatore dipendente. Viene proposta poi l'utilità della vitrectomia precoce entro i 7 giorni in caso di DPV denso. Per quanto riguarda il management, il laser o la crioterapia hanno come scopo quello di creare un'adesione corneoretinica e viene sottolineato il fatto che nel caso di barrage di rotture a lembo, il laser debba estendersi fino al versante verso l'ora serrata, in quanto questo è la fattispecie di fallimento più frequente del trattamento. Nei casi di dialisi, invece, il barrage deve estendersi si deve estendere da corno a corno. Viene fatto cenno al fatto che terapia profilattica non sia fattibile anche per il fatto che il DPV spesso provoca rotture in aree che prima della rottura medesima apparivano normali. Quindi, tornando alla tabella. Dopo questo excursus, spero che il tutto appaia più comprensibile e incasellabile anche per i nuovi specializzandi. Questa è una slide che mostra una rottura opercolata, quindi la trazione non c'è più, questa invece è una rottura flap, vediamo la persistenza di trazione, motivo per cui sicuramente questa va trattata, questa non per forza, non sempre. Chiaramente nel paper viene fatto cenno al fatto che ci possono essere distacchi di retina nonostante la terapia sia appropriata, che l'adesione corioretinica possa impiegare fino a un mese per raggiungere la propria stabilità e che alcuni pazienti possano sviluppare ulteriori rotture retiniche, specie se pseudofachici. Le complicanze nel trattamento laser ben eseguito sono sostanzialmente un aumento di incidenza di membrana epiretinica. Di nuovo, questa è la seconda tabella che spero appaia più chiara adesso alla luce di della dissertazione di tutte le degenerazioni retiniche periferiche e della fisiopatologia del DPV. Ultime considerazioni. Ricordo che pazienti con una DPV acuto senza rotture retiniche hanno una chance di sviluppare successivamente rotture retiniche dal 2 al 5% dei casi nelle settimane seguenti. Sicuramente se vi sono cellule nel vitreo, sicuramente una seconda visita oculistica con dilatazione a 6 settimane è utile. Abbiamo trattato il paziente, abbiamo creato l'adesione corioretinica, va controllato secondo le preferred practice pattern a 1-2 settimane, vediamo se la cicatrice corioretinica circonda per intero la lesione o meno, se c'era un iniziale sollevamento dei margini, se questi sono contenuti dal trattamento e eventualmente o ritrattiamo o valutiamo l'adeguatezza della cicatrice corioretinica a 2-6 settimane. Finito. Grazie per l'attenzione.